terminato il settimo giro intorno a questa fontana che mi dà ufficialmente il diritto a ritirare la patente da matto. È un'antica tradizione questa dei sette giri intorno alla fontana che forse si rifà al 1500 quando Papa Sisto V diceva se a Matelica chiudessero le porte sarebbe un manicomio, forse ancora prima quando la famiglia Ottoni, proprietaria di questo palazzo alle mie spalle, obbligava tutti coloro che andarono in fallimento ad umiliarsi facendo 12 giri della piazza. Come poi si sia passati dal fallimento alla follia, beh, questo non è dato sapere. Una certezza c'è, che questa fontana, che è un po' il simbolo della città, è una tra le più belle fontane delle Marche, in pietra bianca, realizzata nel 1587 dall'Attanzio Ventura da Urbino. Era uno degli architetti che tra l'altro lavorava alla Santa Casa di Loreto, che è appena 50-60 km da qua. Fontana che ha Biutino, che ha Maccagnano, che ha La Sirena, che ha La Veloce, fontana che è un po' il punto di ritrovo dei matelicesi. Ci vediamo alla fontana. Oh, vedo che sta arrivando il sindaco con qualcosa in mano. Sindaco, cos'è questa? È la tua patente da matto. Ma quale onore consegnata dal sindaco. Chi è il più matto di Matelica? Allora, è sempre il sindaco. Per statuto. Però in realtà sembrerà strano, ma io credo che la follia più bella, la follia più importante è stata quella di Enrico Mattei. Enrico Mattei, siamo in piazza Enrico Mattei. Questa è la città di Enrico Mattei, nasce a Qualagna, ma poi si trasferisce da subito a Matelica e qua fonda, diciamo, l'idea di una nuova Italia e che ha ancora i suoi segni, i suoi frutti proprio qua nella città. Non soltanto perché tanti matelicesi hanno lavorato per lui e con lui e si sentivano quasi a casa, a San Donato Milanese o a Roma, insomma, dentro la grande Eni e poi la Saipem, l'Agip, diciamo, le grandi aziende. Ma soprattutto perché qua Enrico Mattei ha fondato la prima fabbrica di merloni, che è grande 16 ettari, dove praticamente tutti i matelicesi hanno potuto trovare lavoro, ma la grande visione era proprio quella di un futuro diverso, di un futuro migliore, di un futuro probabilmente fatto sull'innovazione e su una costruzione della società, dello Stato, che sicuramente oggi ci farebbe comodo. Ci piace aprire con questa follia diversa, la follia di Enrico Mattei, narrata con questo entusiasmo dal sindaco. Noi ci ritroveremo poi a Palazzo Pierzanti, che è un po' casa sua. Iniziamo a viaggiare. Buon viaggio e benvenuti con noi a Matelica. Siamo nel regno di una vera eccellenza di questo territorio, perché siamo tra i filari, ahi noi, ora spogli, ma da qui a qualche giorno prenderanno colore, forma, sapore, del verdicchio di Matelica, denominazione di origine controllata DOC dal 1967, dal 2009 DOCG, denominazione di origine controllata garantita. Potentini, quanto è importante un vitigno per fare un vino buono? In questo caso è fondamentale, perché il vino verdicchio di Matelica si fa col vitigno verdicchio. Per cui è un vino che nasce, si dice, monovitigno, nasce solo utilizzando questo vitigno. Poi c'è la mano dell'uomo. 30 anni fa, forse 35 anni fa, questo era il vino del contadino tanto apprezzato, ma il vino del contadino, quando ne bevevi mezzo bicchiere, o facevi il muratore e andavi veramente a smaltire, oppure ti lasciava un po' così. Da qualche anno questo vino, questo verdicchio di Matelica, ha conquistato anche trofei importanti. Sì, il vino è frutto della vite e del lavoro dell'uomo, il che non significa
che il vino è un prodotto spontaneo, assolutamente, purtroppo spontaneo è l'aceto, il vino si fa. E sapere di scienza vitivinicola, sapere di scienza enologica, significa saper ottimizzare ciò che la natura come materia prima ci mette a disposizione. Matelica è Verdicchio, qui siamo in un filare che arriva proprio dentro la città, saremo quanto? A 150 metri in linea d'aria dalla fontana dalla quale siamo partiti per questo nostro viaggio. E quindi l'economia di Matelica è molto legata al Verdicchio. Non vorrei esagerare, ma insomma Mattei con il petrolio ha dato molto a Matelica, oggi è un po' un petrolio della città. Qual è realmente la forza del Verdicchio per l'economia dei matelicesi? Ma nel terzo millennio bisogna guardare alla viticoltura di tradizione tipica in maniera molto più ampia. Oggi il Verdicchio non è una ricchezza solo per chi ha un vigneto e una cantina, oggi il Verdicchio è una ricchezza per il territorio. Ce lo insegna la Toscana, ce lo insegna la zona dello Champagne, di Bordeaux, le Langhe. E il vino marca il territorio, il vino fa brand di un territorio, il vino caratterizza, rende popolare un territorio. Per cui è una ricchezza anche per chi non è viticoltore, per chi non ha una cantina, in quanto qualifica un territorio. Il turismo enogastronomico è il turismo che negli ultimi 20 anni ha un incremento maggiore, ma anche tutto l'indotto che sta intorno al vino sta da 20 anni esplodendo. Per cui Verdicchio come ricchezza del territorio, non dei viticoltori. I nostri bravi operatori ci fanno rendere conto che da qua siamo vista città di Matelica, ma siamo anche vista Croce del San Vicino, oltre il quale c'è un altro Verdicchio, il Verdicchio di Jesi. Ma noi rimaniamo sul nostro Verdicchio di Matelica, concludendo con una definizione. Perché in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, in Val d'Aosta chiedere un bicchiere di Verdicchio di Matelica? Perché? Perché è ufficialmente, giornalisticamente, mediaticamente considerato uno dei 10 migliori bianchi al mondo. La differenza del Verdicchio di Matelica la fa certamente in gioventù, quindi a pochi mesi dalla vendemmia, coi vini più giovani e fragranti, ma la vera grande differenza con il resto del mondo dell'offerta di vini bianchi la fa nel lungo termine, dopo 2 anni, 3 anni, 4 anni, quindi nella tipologia appunto riserva di OCG, dove il Verdicchio di Matelica, come pochi altri, riesce a terziarizzare, a mineralizzare, cioè ad evolversi positivamente. Normalmente questo è un argomento vietato ai bianchi, il Verdicchio di Matelica invece in maturità riesce a diventare ancora più buono. Oltre ad un ottimo Verdicchio di Matelica abbiamo anche capaci di saperlo raccontare, Roberto Potentini. Noi lo assaggeremo al termine di questo viaggio che continuiamo a fare per Matelica. Ci avviciniamo intanto, dai, verso l'Enoteca del Teatro. Andiamo. Sì. Grazie Roberto. Tra le famiglie storiche di Matelica è sicuramente la famiglia Ottoni, qui dal 1100, fino a quando nel 1472 fece costruire questo palazzo per volontà di Alessandro e Ranuccio Ottoni. Noi scendiamo nei sotterranei. Beh, non è difficile, girando per Matelica, essere attratti da una di queste testimonianze di vita di 2000 anni fa.
Può accadere entrando in una tabaccheria e abbassando la testa, può accadere passeggiando lungo il corso e ammirando un mosaico enorme. Qua forse c'è una delle testimonianze più importanti. Dottore, cosa ci raccontano questi mosaici? Beh, questi mosaici ci raccontano uno spaccato di vita della Matelica romana, come diceva lei, una città che indicativamente nasce 2000 anni fa, subito dopo la fine della guerra sociale, come sembrano attestarci le particolari cariche magistraturali che sono state riconosciute per Matelica romana. Qui ci troviamo di fronte a un'area che ha avuto una lunga storia di scavi, cominciati nell'87, e questi scavi hanno permesso di portare in luce un piccolo settore di una domus privata. Davvero queste testimonianze sono diffuse così tanto? È possibile che scavando in qualsiasi punto della città si possa trovare qualcosa? Sì. Il centro storico della città moderna si situa esattamente in corrispondenza di quella che era l'estensione della città romana. Le quote di rinvenimento sono assai superficiali, per cui sappiamo benissimo, grazie a tutti i lavori pubblici che sono stati effettuati nel corso di questi ultimi decenni e negli interventi di ristrutturazione di palazzi privati, che le vestigia di età romana si possono riscontrare a 60 cm di profondità. E quindi questo rischio c'è sempre, questo rischio piacere. Il rischio è elevatissimo, rischio piacere. Fortunatamente l'amministrazione comunale di Materica ha instaurato una prassi in tempi non sospetti, addirittura prima dell'introduzione della legge sull'archeologia preventiva, di sottoporre qualsiasi tipo di lavoro a sorveglianza archeologica. Tra pochissimo faremo un viaggio, un teletrasporto tra le viscere, nel ventre della città, per arrivare al teatro, perché proprio sotto il palco si conservano altri resti. Ma intanto volevo chiedere, perché siamo così attratti da queste, mi perdoni, da questi pavimenti vecchi? Perché siamo ancora così attratti dopo 2000 anni? Perché non sono cose usuali, nel senso che non fanno parte della vita di tutti i giorni, e chiaramente la qualità del tessuto, la qualità dell'apparato decorativo ci fa pensare anche alla capacità economica, alla capacità di circondarsi di bello. Trasferiamoci a teatro, siamo abituati ad applaudire ciò che c'è sopra il palco, andiamo ad applaudire ciò che c'è sotto il palco. Queste travi moderne sostengono il palcoscenico del teatro Piermarini, che ho avuto più volte il privilegio e l'onore di calpestare, ma oggi, grazie al dottor Casci Ceccacci della Sovrintendenza dei Beni Culturali delle Marche, abbiamo noi con le nostre telecamere il privilegio di calpestare, solamente per pochi minuti, anche questo pavimento che ha 2000 anni. Là, sotto Palazzo Ottoni, un'abitazione privata. Questo cos'è, dottore? Beh, qui ci troviamo di fronte ai resti dell'unico edificio pubblico rinvenuto a Matelica. Si tratta in particolare di alcuni ambienti che dovevano caratterizzare uno dei probabili impianti termali della città. Ah, di 2000 anni fa. Di 2000 anni fa, sì. Noi indicativamente datiamo questo complesso probabilmente al primo secolo d.C. E qui quello che potete vedere in questa parte del teatro sono in particolar modo i due ambienti riscaldati con sospensure. Questo era riscaldato ed era un ambiente termale. Sicuramente meno confortevoli di quelli attuali, ma parliamo di un po' di anni fa. Possiamo fare un salto indietro ancora di 500 anni, è così? Sì, assolutamente. Oggi non è visibile, però è in qualche modo stata creata una cella archeologica che in caso di necessità può renderlo visibile. Al di là di questo muro, al di sotto della platea, del pavimento della platea, si conserva quello che è uno dei più importanti rinvenimenti di Matelica, cioè una piccola parte di un edificio, una casa di V secolo avanti. Quindi possiamo dire che Matelica vive da 2500 anni? Matelica vive da molto più tempo, quantomeno proprio agli inizi del IX secolo avanti Cristo. Quindi parliamo quasi di 3000 anni fa.
fa abbiamo conosciuto Palazzo Ottoni anche nel suo sotterraneo e adesso siamo in un altro palazzo storico importante di Matelica, Palazzo Piersanti, che è una mostra permanente importante. Il sindaco di Matelica, Alessandro Del Priori, storico dell'arte, ce la saprà raccontare al meglio. Intanto, sindaco, chi era Piersanti? Ma Venanzio Filippo Piersanti era cerimoniere pontificio, lo è stato per sei papi nel corso del Settecento e insieme a Clemente XI, papa marchigiano, che era papa Albani di Urbino, costruì proprio un'enclave marchigiana a Roma. Quindi diciamo che ha vissuto per almeno 60 anni nella stanza dei bottoni dello Stato Pontificio. E quindi si fece una grande collezione che poi al momento della morte donò alla famiglia e quindi è qua nel Museo Piersanti. Non è stato lei a voler la mostra qua, è stato proprio Piersanti che ha voluto che questo palazzo diventasse una mostra. Assolutamente, è un museo già dall'Ottocento. Con i Piersanti viventi si veniva a vedere il palazzo per le proprie curiosità, per i dipinti molto importanti e per vivere proprio il museo ottocentesco. All'interno del palazzo tre sezioni museali. Tanto la casa museo e poi la collezione personale e poi la pinacoteca. Il sindaco ce le farà visitare con grande competenza. Siamo nella sala che racconta la storia e la collezione di Venanzio Filippo Piersanti, ritratto proprio qua da Sebastiano Conca nel momento probabilmente più importante della sua carriera, quando con Benedetto XIII, Benedetto XIV diventa il grande cerimoniere pontificio. Nella sua carriera lui aveva possibilità di prendere dai ricordi del Papa, di prendere dai doni che venivano portati al Papa e si costruisce proprio una collezione fatta sul suo gusto, con tanto materiale archeologico che a Roma in quel momento si poteva trovare anche passeggiando per le strade, con tantissime reliquie di cui lui era molto devoto, anzi il suo lavoro a Roma era anche quello di commerciare e lavorare con le reliquie che andavano ai cardinali e ai vescovi e poi soprattutto con la grande pittura del Settecento. E poi una chicca, un trittico che lui probabilmente compra da un pittore che era un suo amico tale Biagio Puccini, compra un trittico che viene dall'abbazia di San Saba a Roma ed è uno dei trittici più importanti del 400 romano. Il tardo gotico romano purtroppo non ce l'abbiamo più perché chiaramente le ricostruzioni rinascimentali hanno abbattuto tutto quello che nel 400, all'inizio del 400 era stato fatto a Roma. Ecco, una delle 4-5 opere di quel momento, dei primi 20 anni o 30 anni del 400 romano è a Matelica, proprio con collezionato da Venanzio Filippo Piersanti. Già nell'Ottocento il Museo Piersanti era visitabile, abitavano ancora qua la famiglia, ma in realtà già il piano nobile era gestito come se fosse un museo, con visitatori eccellenti come Vittorio Emanuele II che venne proprio a Matelica e si visitava soprattutto la stanza delle curiosità. La Wunderkammer veniva chiamata, dove appunto le persone andavano e si stupivano di quello che potevano trovare. In particolare Venanzio Filippo Piersanti, grazie ai suoi amici che aveva anche in America Latina, era riuscito ad avere la più grande collezione oggi conosciuta di buccheri messicani del 600 che ancora oggi a contatto con l'acqua emanano dei profumi, ha delle ceramiche giapponesi e poi delle chicche vere e proprie come per esempio due emplumadas, sono due dipinti che noi in realtà consideravamo sempre anche poco belli, poi studiandoli si è capito che erano fatti con le piume di pappagallo e sono chiaramente anche per la consistenza e la fragilità del loro supporto rarissimi, tanto che pochi stanno in tutti i più grandi musei del mondo e anche qua a Matelica. Siamo nella Pinacoteca del Museo Piersanti. Quando all'inizio del Novecento il museo passa, diciamo, di proprietà pubblica in quel caso, cioè il capitolo della cattedrale, il primo curato del museo, Senna Imbiciaretti, chiede alle chiese di poter depositare al museo proprio tutto il patrimonio più antico. Ecco che in questo museo viene conservato uno spaccato, un'antologia straordinaria del Rinascimento nelle Marche, con pittori di una bellezza veramente mozzafiato come Antonio da Fabriano e Lorenzo d'Alessandro, che qui abbiamo
la sua prima opera, un vero gioiello che diventerà poi la vera alternativa a Carlo Crivelli nelle Marche. E poi altre scoperte incredibili a Materica, c'è l'inizio del Rinascimento veneziano. Ecco che Giovanni, Jacopo e Gentile Bellini lasciano per la cattedrale della città una Madonna col Bambino e sette santi. Giovanni Bellini era il cognato di Andrea Mantegna e quindi il padre Jacopo diventa il capobottega di una delle esperienze più entusiasmanti di tutto il Rinascimento in Italia. Venanzio Filippo Piersanti poi non era soltanto un raccoglitore ma era anche un committente d'arte, e allora per le chiese di Materica chiama i suoi pittori amici, tra cui Biagio Puccini e soprattutto Pier Leone Ghezzi, a cui commissiona un'opera straordinaria, una delle epifanie più belle della modernità nel Settecento a Roma, e cioè il Miracolo di San Filippo Neri, che racconta, guarda caso, un terremoto. Cioè il Papa Benedetto XIII viene salvato da un miracolo dentro il suo palazzo, quando ancora era vescovo di Benevento, per il terremoto del 1689. Nel 1721 ci fu un grande terremoto a Materica e per ringraziare il fatto che la città fu salvata, Venanzio Filippo fa fare questo dipinto. Ecco che la terra che sotto sembra quasi un inferno nelle Marche, in realtà sopra vuol dire che c'è il paradiso. Nelle collezioni della famiglia c'è anche la carrozza che fu utilizzata da Faustina Piersanti, la nipote di Venanzio Filippo, per il proprio matrimonio nel 1792. È un calesse che ha ancora tutto il sistema di ammortizzatori che veniva utilizzato a quel tempo. Ecco, c'è anche un po' di gossip su questo, perché Faustina in realtà si sposò con un uomo osimano, ma lei non andò mai a Osimo e il marito non venne mai a Materica, perciò il matrimonio non fu consumato e addirittura venne annullato nel corso dell'Ottocento. Pensate, questa donna che poi divenne proprio una donna molto forte, tanto che si legò alla famiglia Leopardi e portò i soldi a Monaldo Leopardi per sposare sua moglie, da cui nacque poi Giacomo. Diciamo la verità, i visitatori vengono al museo, vedono i dipinti, vedono le sculture, gli arredi e poi però quando salgono in cucina rimangono stupiti da questo ambiente. È uno degli ambienti originali che sono rimasti tali e quali al 1728. Di questo abbiamo anche i pagamenti per le vettovaglie, per i tavoli, per gli arredi, abbiamo i pagamenti per tutto, quindi siamo esattamente sicuri che nel 1728 la cucina era fatta in questo modo, con il grande camino alle mie spalle e quei piccoli buchi là nella muratura non sono altro che i fornelli. Il lavandino, chiaramente non c'era l'acqua corrente, ma c'è un grande lavabo di marmo con delle otri giganti da cui probabilmente portavano l'acqua per lavare i piatti. Stranamente la cucina non è a pian terreno nei sotterranei come nel resto dei palazzi nobiliari del tempo, ma è all'ultimo piano, al secondo piano. E questo perché? Perché Palazzo Piersanti, come succede in particolare a Materica, ma forse anche nel resto delle Marche, era aperto sul lato per permettere l'arrivo dell'uva, del verdicchio probabilmente, e dei panni lana. Panni lana che erano l'economia più fiorente di questa città già dal Medioevo, ma soprattutto tra 7 e 800, tanto che il rosso e il blu fatti a Materica venivano comprati anche per l'armata di Napoleone. Ecco, Palazzo Piersanti è ancora tutto questo, si vede benissimo ancora la storia, si respira e in questo caso si può anche vedere. Questo è il monastero della Beata Mattia, molto amata dai matelicesi e non solo. Qui vivono le clarisse di clausura. Mattia Nazarei è stata badessa di questo monastero, nata nel 1253, morta nel 1320. La sua storia è esemplare. La famiglia l'aveva destinata a un matrimonio importante, ma lei provava un amore molto più forte, l'amore per Gesù Cristo. Fu così che si ribellò alla famiglia e alle rigide regole dell'epoca e riuscì ad evitare le nozze. Diventò Clarissa.
Quando morì, dicono le cronache dell'epoca, il suo corpo emanò una fragranza di paradiso, da inondare tutto il monastero, avvolto in un fascio di luce da richiamare l'attenzione dei concittadini che corsero a vedere lo straordinario fenomeno. Essi videro in mezzo a tanto splendore una lucentissima stella che con il suo raggio metteva capo al corpo della Beata, come a testimoniare la sua santità. Il 27 luglio del 1765 il Papa Clemente XIII approvò il decreto di beatificazione. Il fenomeno si è ripetuto più volte. Nel 1957 dal corpo della Beata Mattia uscì quello che fu definito umore sanguigno. Lo stesso è accaduto recentemente, nel 2014. Un cantante e autore marchigiano, Jimmy Fontana, cantava «Paese mio che stai sulla collina». Una vera poesia. Questo è proprio uno di quei paesi che sta sulla collina. Siamo a 450 metri, siamo a Braccano, una frazione, la più grande, di Matelica, che è la città che stiamo conoscendo meglio, in provincia di Macerata, naturalmente, nelle Marche, e Braccano è la città dei murales. Li scopriamo insieme. Beh, l'ho chiamata città perché in effetti 75 pareti di 75 abitazioni affrescate potrebbero far sembrare questo paese dei murales una città immensa. Invece quanti siete qui a Braccano? Qui a Braccano sono circa 100-120 persone. 120 abitanti. Persone, 75 Però murales. Però auspichiamo che aumentino, stanno aumentando. Cristina, come nasce questa cosa? Intanto quando allora, è stato fatto il primo? I primi sono stati eseguiti nel 2001. Diciamo che è stata un'idea del comitato di quartiere di allora. E dal 2001 al 2005, l'ultimo è stato eseguito nel 2005. Sono arrivati anche dei personaggi famosi, anche degli artisti importanti. Sì, diciamo in questi ultimi anni, diciamo che nel 2005 è stato eseguito l'ultimo murales del comitato precedente. Poi siamo arrivati noi, dal 2015 abbiamo riproposto la continuazione di questo progetto che ci è piaciuto molto. E abbiamo cominciato nel 2015 e nel 2016 sono partiti i nuovi murales. La particolarità è che non c'è una particolarità nella scelta dei soggetti e nella scelta dei personaggi da affrescare. Qui ognuno può venire e fare quel che vuole. Sì, diciamo che è la caratteristica dei murales di Braccano. Non c'è un tema definito o comunque da seguire, ma qui l'artista diciamo si esprime a seconda della storia, di un avvenimento oppure anche della passione magari del proprietario della casa. Qui ci sono molti abitanti di questa frazione, ma io posso anche venire di notte, di nascosto, senza dir niente, vado a casa sua e gli faccio un dipinto? No, non è così. Come funziona? Funziona? Mi devo accordare? Funziona che si deve accordare con noi del comitato di quartiere e poi a seconda vediamo un attimino come poter organizzare la cosa. Ci siamo nel 2016 che c'è stato un vero incremento, sono stati realizzati più di 20 murales e lì abbiamo chiesto l'intervento dell'amministrazione comunale. Diventata realmente un'attrattiva, qui siamo sì, in un punto di grande passaggio, perché è il punto dove si passa obbligatoriamente da Matelica per raggiungere il San Vicino, che è un altro spettacolo della natura. Il Canfaito, esatto. Infatti quindi, da qui partono delle passeggiate molto belle. E, cioè praticamente noi facciamo parte della riserva regionale del Monte San Vicino e Canfaito. E da qui sono delle passeggiate veramente splendide, c'è la Gola di Iana, la Bocca dei Pecu, l'Abbazia di Roti, dove il 5 agosto del 2018 c'è stato anche Giovanotti, per noi è stato un evento veramente... 70.000 persone qui intorno sì, a queste esatto, campagne. Sì, hanno camminato, hanno percorso questo tragitto. Mentre noi chiacchieriamo, la attenta e
splendida regia ci sta facendo vedere tutti questi murales dislocati. Chi rimane più affascinato, il bambino, l'adulto? Tutti. Tutti. Devo dire veramente tutti, perché gli artisti si sono... cioè diciamo che le correnti artistiche che si possono vedere riflesse diciamo nei vari murali sono varie, si va dall'astrattismo al realismo, all'impressionismo, alla pop art, per cui al genere fumetto, al genere religioso, all'allegorico, per cui ognuno poi dice ah, a me piace quello, a me piace quell'altro. Il murale si è vista come una forma d'arte allora, minore? Ma in questo momento, periodo storico, non credo proprio. Diciamo che sta prendendo proprio un'importanza notevole, anche perché diventa un museo a cielo aperto. Allora, un attimo, venite, avvicinatevi, prego, venite. Dobbiamo metterci d'accordo qual è il murales più bello, perché andiamo a vedere il murales più bello. No, non sono d'accordo. Non è d'accordo? No, lei assolutamente è d'accordo? No. Lei è d'accordo? Che no. Nessuno è d'accordo di noi. Ma uno ci dica qual è il murale. Allora no. Decido io. Andiamo, venite con me. No, non è vero, non è giusto. Contestiamo, non c'è. Braccano non è solo colore e arte dei murales, Braccano è anche storia, storia della Resistenza. Proprio qui, il 24 marzo del 1944, a ricordarlo è questa pietra, venivano uccisi alcuni ragazzi, tra cui il prete di Braccano, un giovane di 32 anni. Questo luogo qui all'entrata del paese, venendo da Matelica, questo museo, vuol ricordare proprio quei giorni. Cosa accadde, professore, in quei giorni? Il 24 marzo di 75 anni fa ci fu un vasto rastrellamento di truppe nazifasciste con l'obiettivo di sradicare la resistenza dei partigiani sulle montagne sopra Braccano. La privazione avvenne qui a Braccano. Furono ammassati gli abitanti del paese nella strada proprio di fronte al nostro museo e ci fu un spietato eccidio, un'esecuzione. Furono uccisi il sacerdote Don Enrico Pocognoni, rappresentato in questa figura schematizzata, e con lui altri cinque giovani partigiani, tre di Matelica, un giovane invece veniva dall'Etiopia, un altro dalla Somalia, quindi sei vittime. Con questi due partigiani africani. È un fatto molto singolare questo sicuramente, perché si consumò qui una resistenza, cioè una resistenza di tipo internazionale, con partigiani italiani, inglesi, slavi e appunto africani addirittura. Proprio a questo eccidio di questo etiope è stato dedicato un murales. Prima parlavamo di Braccano, paese dei murales, ed è stato proprio realizzato l'ultimo murales dedicato a questo sì, evento. È il murale più recente, è dell'estate dello scorso anno, l'ha realizzato un giovane artista, Flavio Solo, è specializzato in supereroi e ha rappresentato questo maestro Jedi della saga cinematografica Star Wars con la pelle nera in omaggio proprio ai partigiani africani che hanno combattuto e alcuni sono morti qui a Braccano. Ho detto questo luogo, poi ho detto museo, faccio sempre fatica a dire museo perché mi dà la sensazione di qualcosa non vivo, invece questo è un luogo vivo perché ancora oggi ci racconta qualcosa accaduto ieri qui sotto casa. Cosa ci racconta questo museo? Ecco, l'obiettivo di questo museo è far conoscere specialmente ai più giovani, ai ragazzi di oggi, agli studenti, questa dolorosa realtà che è avvenuta nella Seconda Guerra Mondiale, con l'obiettivo, come dire, di far conoscere i protagonisti e di ricordare il coraggio di chi ha saputo fare delle scelte di responsabilità e l'obiettivo anche quello di evitare
per quanto possibile attraverso la crescita della nostra consapevolezza che ci siano nel futuro violenze, guerre e stragi di questo genere. È un insegnamento che ci dà? Cosa impariamo uscendo da questo luogo? È quello di voler ricordare e riproporre come guida per la nostra vita appunto l'esempio di questi personaggi che hanno dato la vita per la libertà e per valori grandi. Viaggiate sempre in coppia o vi siete incontrati qua? No, ci siamo incontrati casualmente. Io ero a fare il sentiero della Gran Fondo del Verdicchio di Materica e ci siamo incontrati all'incrocio di Canfaito. Da dove vieni? Io vengo dal Belvedere, un panorama stupendo. Ogni volta si riesce a ammirare tutta la vallata. E invece tu? Io più o meno ho fatto lo stesso percorso, solo dovendo utilizzare una strada diversa perché ho una bici gravel che non mi permette di fare completamente il giro del Gran Fondo del Verdicchio, anche se sono riuscito più o meno a farlo al 80%. Diciamo. Marcello, bike sì, però qui vedevo questi cavalli allo stato brado, che è uno spettacolo che non è facile da trovare. Anche a cavallo si possono cavalcare allora, queste montagne? Gli stupendi sentieri di queste montagne sono sicuramente fruibili a piedi, con il trekking, il mountain bike e anche a cavallo. Ci sono moltissimi percorsi adatti per l'equitazione, ci sono dei percorsi segnalati in modo particolare sul Canfaito per il Nordic Walking, che è una disciplina per le camminate, diciamo, quelli per le racchette. E questo è un territorio che si può vivere veramente a 360 gradi con queste tipologie di sport. Poi ci sono delle gare ogni anno, sì, importante, la allora, famosa... Allora, noi come gruppo sportivo, SD Gruppo Ciclistico Materica, ormai quest'anno organizza la nona edizione della Gran Fondo del Verdicchio di Materica, Trofeo Fidea. È una manifestazione che è iniziata nel 2011 con 220 partenti e quest'anno, lo scorso anno, nel 2018, abbiamo registrato la partecipazione di circa 600 atleti. Quest'anno la gara è in programma per il 23 giugno, ma sin dal suo concepimento, da quando è stata pensata, questa è una manifestazione che, oltre a creare un ottimo evento sportivo, intende promuovere e valorizzare il prodotto principale dell'economia matericese e il suo territorio. E allora, che vogliate fare una passeggiata in famiglia, che vogliate camminare un po' più velocemente o andare a cavallo o con questa bicicletta o con la pedalata assistita, Matelica, qualche chilometro in salita e vi ritrovate qua nel cuore della riserva naturale del Monte San Vicino per respirare aria buona e riempirvi di gioia per tornare a lavorare. Palazzo Ottoni, Palazzo Piersanti e questo alle mie spalle è un altro palazzo importante della città di Matelica, Palazzo dei Filippini. In passato è stato istituto professionale, oggi accoglie un progetto importante, tanto da essere ribattezzato in qualche modo, Ilenia, vero? Sì, infatti si chiama anche Palazzo Zona Creativa Urbana. Zona Creativa Urbana, da quando ospita ciò di cui stiamo per parlare? Allora, è diventato sede dell'associazione Scacco Matto nell'estate 2016, quindi questo è il terzo anno. Scacco Matto si occupa, meraviglioso, di promozione del benessere. Cosa fate esattamente? In realtà descriverlo in poche parole è difficile.
Nasciamo come associazione che si occupa di promozione del benessere in un'ottica di prevenzione disturbi salute mentale e prevenzione tossicodipendenze. Nel frattempo siamo diventati anche un'associazione con un centro per famiglie e ci occupiamo di politiche giovanili. L'associazione è infatti iscritta anche nell'elenco regionale delle politiche giovanili, appunto. Quindi una sede proprio nel cuore di Matelica, a piedi pochi passi dalla fontana che abbiamo oramai battezzato simbolo di questa città, ma frequentato da chi? È frequentato principalmente da ragazzi, è composta da dei soci attivi volontari, comunque che hanno anche delle competenze professionali. E in realtà si fanno tantissime cose, dagli eventi aggregativi, ricreativi, a sportelli di supporto gratuiti per la cittadinanza e ricordo che in realtà la sede legale è qua a Matelica, in questo palazzo, ma noi facciamo servizi per i 20 comuni degli ambiti territoriali 17 e 18. Ilenia, quanto è importante un centro così per il benessere e per la creatività? Perché poi qua si incontrano e si incrociano diversi stili creativi che convivono tra di loro, no? Ma io credo che sia un'importante ricchezza per Matelica e, come ripeto, anche per questo territorio, soprattutto in questo periodo di sofferenza, che non sto a citare i motivi. Tra questi servizi che vorrei citare c'è ad esempio il Family Point, che è un servizio degli ambiti territoriali sociali che fa sportello di ascolto emotivo, sostegno con una psicologa psicoterapeuta in maniera gratuita, quindi insomma questo è sicuramente un servizio importante e che abbiamo l'onore di avere anche a Matelica. Grazie, complimenti per quello che fate. Io però, un artista di quelli che sta lavorando, vorrei andarlo a disturbare. Dai, accompagnami. Entrare in un posto così è come in un laboratorio, così è come entrare in un paese dei balocchi. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Che stiamo facendo? Ma sto cercando di finire un quadro che mi porto dietro da quest'estate, quindi è ora di finirlo e stamattina si lavora bene. È dura la vita dell'artista, è bello, è piacevole, noi siamo tutti molto affascinati da chi fa il tuo mestiere. Beh, è un lavoro bellissimo, poi sicuramente non ti annoi mai, puoi farlo in Italia. Farlo in un locale così, farlo in un palazzo storico come questo, beh, che vantaggi, che valore aggiunto c'è? Io sono molto fortunato a poter lavorare qui, cioè a livello architettonico secondo me è bellissimo, ma poi ci sono tante attività qua e io mi ispiro anche alla psicanalisi junghiana, quindi qui ci sono, c'è appunto il centro sollievo, ci sono diversi psicologi, psicoterapeuti, quindi è, cioè, per me è abbastanza stimolante. Sia poi, il luogo che la convivenza con sia il luogo che la convivenza, sì, il luogo soprattutto, cioè io parto sempre qui. Quindi sempre chiuso qua dentro, lavoro sempre. E si va avanti. Sì, cioè dietro mai. Complimenti, buon lavoro. Grazie. Che meraviglia, quando si entra in un teatro così si è proprio inondati da tanta bellezza. Le Marche hanno più di 240 teatri, molti restauro, alcuni funzionanti come questo. Assessora, qual è la storia di questo teatro? Questo teatro è stato inaugurato nel 1812. È una storia bella, come la maggior parte dei teatri delle Marche. È un teatro chiamato condominiale. Perché ogni palco apparteneva a una famiglia. Queste famiglie si sono messe insieme per poter creare uno spazio di condivisione di bellezza. Era un po' la piazza. La piazza d'inverno, gli inverni qua, esatto, durano molto. Certo. Ed era un luogo dove non solo
si assisteva appunto a spettacoli meravigliosi, ma si entrava e si ballava, si stava insieme, ci si scambiavano avventure e questo è molto bello, perché poi dopo, quando successivamente è stato rilevato dal comune, è tornato ad essere insomma il luogo di condivisione. È un teatro storico, il primo progetto è del Pier Marini, famoso architetto della Scala di Milano, e noi di questo ne siamo molto fieri. Cinzia di mestiere fa il direttore d'orchestra, conosce bene l'emozione di salire su un palco e ricevere gli applausi. Però questo teatro dà questa possibilità, la possibilità di avere questa emozione anche a persone non professioniste, a partire dai bambini. Ma la più grande soddisfazione è questa, aver dato la possibilità, perché noi crediamo che non ci sia un bambino, un ragazzo matricese che non sia salito in questo palco. E guardare questo teatro dal palco lo si vede veramente, e non è che capita tutti i giorni. Questo è anche molto importante, perché rende, fa un'affezione anche ai beni comuni, ai beni culturali, e se lo si cominciano ad amare quando si è piccoli, se ne avrà cura. E poi la Corale Antonelli, che lei dirige. Chi era questo Antonelli? Armando Antonelli era già direttore della Cappella Giulia in Vaticano, è morto a Roma nel 1960 ed era un grande compositore e direttore di coro. Da 25 anni questa corale qua, vero? No, da di più. È nata nell'84, era diretta da padre Umberto Franca e io ne ho assunto la direzione nel 90. Ma anche nel teatro, nella sala della deputazione, qui c'è la banda cittadina, che anche ha una grande storia e si trova qua per fare musica. E abbiamo un grande, bellissimo gruppo folk, che oltre a fare il festival del folklore fa anche un'attività di ricerca della nostra storia e delle nostre radici. E poi questo teatro, mi piace dirlo a me, è stato anche un cantiere, perché nomi quali Cristiano De André non troppo tempo fa, Ron, Michele Zarrillo, Ruggeri ed altri sono venuti proprio qui a Matelica per impiantare un'azienda, una fabbrica per qualche giorno, per costruire i loro spettacoli, e grazie alla sensibilità dell'assessore e dell'amministrazione hanno trovato il terreno per poter installare questa fabbrica. È una cosa bellissima questa. È una cosa bellissima, perché sono delle residenze vere e proprie e rendono il contenitore quello che ora si comincia a parlare di impresa culturale. Impresa culturale creativa è proprio questo, è non che dobbiamo diventare tutti artisti, ma pensare a che uno spettacolo dal vivo o comunque un allestimento teatrale possa in qualche modo produrre, perché diventa sostenibile e esportabile. Questo velluto rosso che fa molto teatro divide la platea, i palchi, il palcoscenico, da questo che è l'ingresso, il foyer. E qui, durante tutti i pomeriggi, c'è un buon motivo di bere un bicchiere di vino bianco, ma anche in occasione di ogni spettacolo c'è un buon motivo di bere un bicchiere di verdicchio, che ti predispone a seguire lo spettacolo con più gioia e che, nel caso in cui lo spettacolo non sia proprio straordinario, ti allevia un po' il dispiacere di aver visto una cosa non proprio secondo le tue aspettative. Sindaco, bella l'idea di un'enoteca dentro al foyer, perché il verdicchio fa spettacolo. Ma sì, abbiamo pensato che il teatro era la piazza d'inverno, dove si incontravano le persone, dove potevano parlare, mangiare, guardare e magari vivere il teatro per i propri spettacoli. Allora abbiamo pensato di rifare esattamente la stessa cosa e mettere, tramite un fondo europeo che abbiamo vinto qualche tempo fa, l'enoteca con tutti i vini prodotti a Matelica proprio dentro il foyer del teatro, che è tornata ad essere un posto aperto tutti i giorni come se fosse proprio una piazza pubblica. Prima di salutarci, me ne fa
assaggiare un calice? Direi per forza. Abbiamo parlato di archeologia, di arte, di economia in questa meravigliosa città di Matelica. Siamo partiti girando intorno alla fontana che ci ha dato la patente da matti, ma che ci ha fatto anche capire che qui c'è una follia sana, una follia creativa. Non potevamo che chiudere con il verdicchio. Sindaco, perché venire a Matelica? Ma anche perché Matelica è Spiga Verde. Cos'è Spiga Verde? È una certificazione che dà una bandiera data dal Ministero che premia il vivere bene, lo stare bene, la sostenibilità ambientale, il bel territorio e soprattutto lo stare bene nella città. E allora con il verdicchio migliore proposto dal nostro enologo Potentini, arrivederci a Matelica. Evviva, Sindaco! Evviva!